Qui accanto a me Tiziano Vescovi, professore di marketing all'Università Ca' Foscari di Venezia e responsabile del Comitato Scientifico di Cultura d'Impresa. Si è parlato del settore orafo che teme fortemente la concorrenza cinese e nel corso di questa serata è anche stata annunciata la prossima apertura del capitolo cinese Women's Jewelry Association. Lei sta conducendo un'accurata analisi dei mercati cinesi. Qual è la sua opinione a proposito? Il mercato cinese, in realtà la Cina, è un paese che sta avendo delle grandi trasformazioni molto rapide e si sta trasformando nella fabbrica del mondo in il mercato del mondo. E in questa sua trasformazione cambiano molte cose. Cambia il modo in cui noi dobbiamo intendere la Cina, cambia il modo in cui i cinesi si comportano. I comportamenti etici diventano più allargati. La Cina non è solo l'imitatore del mondo, ma è il costruttore anche di innovazione all'interno dei mercati e del mondo. La Cina è un mercato importante, è anche un mercato che sta maturando e sta diventando un mercato che cerca delle cose di valore che per esempio la cultura italiana può dare. E quindi tutta una realtà nuova. Noi siamo ancora legati un po' agli stereotipi, ma rapidamente dovremo fare i conti con invece un mondo che è un mondo che rappresenta un po' il futuro anche, e rappresenterà per noi un punto di riferimento come noi rappresentiamo per loro un punto di riferimento. Quindi l'evoluzione è verso una parità di condizioni, nei comportamenti, nelle regole di mercato, nell'offerta dei prodotti e delle innovazioni di prodotto. Noi avremo dei prodotti cinesi che ci piaceranno e non solo come imitazioni, ma come cultura di prodotto locale, legata a una cultura peraltro più che millenaria. Questo nuovo modo di intendere è un nuovo modo di intendere che i cinesi avranno verso di noi e noi dovremo avere verso i cinesi. Certo, per l'appunto, cioè riuscire a comprendere comunque la cultura di un popolo, in questo caso della Cina, è importante per riuscire a far sì che loro si aprano nei nostri confronti. Certamente, e la cultura d'impresa è quello che noi possiamo offrire, perché ancora per loro la cultura d'impresa è una cosa semisconosciuta. Stanno cercando di capire cos'è la cultura d'impresa, perché è una novità degli ultimi 10 anni. E per loro ancora è la cultura della fabbrica, ma la cultura della fabbrica è una cosa diversa dalla cultura d'impresa. Certo, è parte della cultura d'impresa, ma non è l'intera cosa. Per esempio, per i cinesi, un aspetto di novità importante e dove noi possiamo anche aiutarli in qualche modo e rappresentare per loro un punto di riferimento chiave sono le marche. I cinesi hanno pochissime o non hanno marche. Noi abbiamo grandi marche centenarie di valore. Per fare una marca ci vogliono decine d'anni. Per fare un prodotto ne bastano pochi di anni, anche fatto bene. Questa è la grande differenza. Però loro stanno cercando di capire come arrivare a questo, perché il valore sta anche nella tradizione, nella cultura che un prodotto e un'impresa possono rappresentare. In effetti, per noi, quali spunti, per esempio, un'azienda italiana dovrebbe avere per implementare le proprie strategie di marketing nel mercato in generale, oltre a quello cinese? Non c'è solo il mercato cinese, ovviamente, il mondo è molto grande da questo punto di vista. Parliamo sempre della Cina perché è un mercato che ha un'espansione molto veloce, ha una dimensione incredibile e quindi rappresenta un futuro. Ce ne sono molti altri in realtà. Il problema a volte è che noi diamo per scontata tutta una serie di, è un insieme di valori che non sono così scontati nei mercati esteri dove andiamo. Per noi è scontata la conoscenza di una certa marca, del valore di un gioiello, eccetera. In altri mercati può non esserlo, bisogna spiegarlo, raccontarlo. Dove noi dobbiamo metterci in una ottica nuova di innovazione è la capacità di raccontare le storie dei nostri prodotti e delle nostre marche, la capacità di raccontare, perché nel racconto sta il valore che si deve scoprire di quello che uno possiede o compra. Se non c'è questo valore, un prodotto vale un altro, ma se ha una storia e un racconto, un prodotto non vale più un altro, vale di più. E quindi dobbiamo essere capaci di raccontarle queste storie. Le nostre imprese non sempre sono state capaci di raccontarlo, devono riuscire a farlo. Io la ringrazio per questa sua capacità di raccontarci il marketing e le strategie d'azienda in tutto il mondo. Grazie professor Vescovi e complimenti. Sometimes.